Talks. La corsa, la corsa. Io sono andato a correre. Ok. Ho fatto un periodo di corsa, però la problematica era faccio sempre lo stesso percorso, che noia. Mamma che noia. E perché giustamente poi quello era il Mi fai percorso, dai, venire in dove mente si anche una andava a cosa. correre, e mado Ma che dove? Ma noia. all'esterno oppure giravi attorno a un campo con No, una pista? all'esterno era tutto All'esterno. lineare, era tutto Ah, lineare, ok. però ti posso dire, mamma No, 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 mia, che cioè, palle. pensa sul tapis roulant, cioè, io non Sì. riesco, io non ce la faccio, ma io non ce la faccio. Infatti, meno male che poi c'è gli allenamenti poi di karate mi fanno sudare come se facessi Anche 15.000 km. quella è aerobica, quello poi è uno sport, Certo, cioè, quello però è sport, aerobica e è fitness anaerobica in realtà, ma fa karate parte, è anaerobico il è karate, è anaerobico. anaerobicissimo. Però comunque, a parte questo, mi hai fatto venire in mente Dipende, quando dipende avevo... dall'allenamento. Ma l'intenzionalità del gesto del karate non è aerobico. Vabbè, Poi ne ma parliamo quando poi ne parleremo parliamo, di anzi, karate. quando parliamo di Ci karate, perché perdiamo, ci io ci perdiamo, perderei, via il infatti. signore. Però mi hai fatto venire in mente, quando avevo smesso di fare karate, avevo smesso qualche anno, facevo mezzo fondo. Questo perché? Perché avevo iniziato a correre. Ho detto, vabbè, mi piace, facevo 10 km, 12 km di corsa, ho detto, vabbè, mi piace correre, perché non facciamo qualche gara di mezzo fondo? Il mezzo fondo sono 2000 metri, sono 2 km. 2000 metri, No, sono 2 km, 2000 metri, ma ne 2 facevo chilometri, dai. 12. Sono 2 km, 12.000 al giorno, ho detto, vabbè, facciamo sta gara. Però i 12 chilometri li facevo intorno alle montagne, c'era tutto un bel panorama, no? No, era bellissimo. I 2 chilometri erano attorno a una pista. Sai le piste? Come si chiamano le piste Non olimpioniche? finiscono mai, sono infiniti. 500 metri mi ero già rotto le palle, cioè io non ce la facevo più, a 1 chilometro ero morto. Se non è mentale quello, ne facevo Quello è 12.000. tutto un allenamento, È qua, ma incredibile! pure quando si ci allena a Incredibile! corpo libero, è tutto un allenamento mentale. Quello Mamma poi mia. diventa stancante mentalmente È solo mentalmente. perché è monotono, però naturalmente poi la tecnologia ci aiuta con le nostre amate cuffiette per la musica, ci aiuta con... Dopo un po' però rompe le palle. Cioè davvero, dopo un po' avere la musica. Dive, Quando sei nel break point, nel punto di rottura lì, la musica può aiutare forse all'inizio per motivarti quando sei stanco, ma dopo ti perdi proprio nei pensieri, hai capito? Perché dopo un certo... Ne parlavo l'altro giorno con una che fa le maratone, con 41 km, e mi diceva che, come io sospettavo, perché 40 km non può essere fisica, non può essere fisico uno sforzo fisico di 40 km, come fai? Muori! Certo. A un certo punto diventa meditazione. Infatti Sì. lei mi diceva, io mi perdo, cose. Anche lei mi diceva, era lei che mi diceva, infatti le cuffiette a un certo punto, cioè, perché ti perdi, mediti proprio, una roba incredibile. Diventa introspettivo, no? Eh Come sì, ma cosa? anche perché devi Ma tu... trovare il tuo cervello appunto cerca un modo per non lasciarci le penne, capito? Certo. Quindi si diciamo estrae un po' il corpo. Sì, io anche quando sono andato a correre a un certo punto, poi dipende, ecco, farlo senza un obiettivo, io credo che sia poi ti porta a stancarti molto, 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 molto di più Sì, questo rispetto a farlo con degli obiettivi. Quando andavo a correre sicuramente. dicevo, ok, oggi devo chiudere questa distanza in questo tempo, mi Molto impostavo meglio, su un molto meglio, setting sì. mentale diverso da Assolutamente, quando andavo a assolutamente. correre, magari Oggi ecco qua con i corro. miei amici. Oggi corro, parto da casa, arrivo, 300 metri con la poi magari non ce la linguaccia. facevo, capito? 300 metri, No, esatto. vabbè, più o meno, Sì, e per dire. poi è quello che aiuta, credo, darsi degli obiettivi, dei limiti poi anche da superare, no? Diciamo, la corsa è una cosa interessantissima. Perché la corsa non è Ma la corsa, solo... ma qualsiasi, No, penso qualsiasi, poi sì. all'allenamento aerobico, che possa essere qualsiasi sport, il Sì. ballo, il nuoto, anzi il nuoto è fatto sui tempi, sulle distanze, cioè, capito? Una cosa...
Il nuoto, pensa al nuoto, il nuoto di fondo si chiama, il nuoto, quello dove c'è Paltrinieri che quello che nuotano. Cerchiamo. Per ore e ore, come si chiama? Nuoto di fondo, no, ma dico davvero, no. Come si chiama la birra, quella là nuova? Come no, quella là, quella è uno di quelli lì, hai capito? Sì, ce sì. L'abbiamo nuoto qua. Di fondo. Infatti, nuoto... Ah, nuoto di fondo, oh, oh. Quello che grazie, applausi per favore. Ah, però guarda, questo è quello là in acque aperte, fiumi, vabbè, laghi, uguale. Mamma mia, tu hai capito che fai la gara, oggi gara di nuoto a mare. Deve esserci portato. A mare, deve oggi c'è il mare portato. Agitato. E infatti io ho visto nelle Olimpiadi Le traversate. C'è anche, per chi non lo sentisse, ha detto c'è anche chi si fa la manica, la stretto della manica. Sì, è quello. Della manica a nuoto. C'è anche chi si è fatto anche lo stretto lì. Foto? Di Gibilterra, però lo stretto lì, come si chiama quello lì? Che figura di merda proprio, non mi vengono i nomi, ma sì, lì in Calabria, lo stretto di Messina, mamma mia, vabbè, comunque, no, vabbè, non ma non c'hanno più bisogno, no, non però, c'hanno oh, più però, bisogno. Però, se l'ha fatto Beppe Grillo a 70 anni, cioè, Se può fa. No? Posso dire una cosa? No. No, non c'è più bisogno che Beppe Grillo se la fa nuoto, perché se vogliono fare il ponte... Fra mille anni, quando faranno il ponte, pensa, eravamo i più forti ai tempi dei romani a fare i ponti. Sì, però lì è. Mo ci mettiamo mille anni, loro li facevano a mano. Lì ho discusso con un ingegnere di quella cosa lì e dicevo: ma il ponte, ma lo dicono sempre, una cosa politica, mi ha detto, ma proprio strutturalmente. Si allontana, non si può fare. Vedremo. Però negli stretti, in effetti, magari le terre. Si muovono, non lo so, cioè la terra in generale si muove, no? Nel senso, non è ferma, immobile, cioè si muove a qualche, cioè c'ha le placche tettoniche per un motivo, continueremo, sennò sarebbe tutto continueremo a farla a nuoto. Bene, che bene. Ci fa anche meglio. Se arriviamo a 10.000 like, io e Claudio facciamo lo stretto di Messina a nuoto, eh? 10.000 like però su questo video. Questo video entro due settimane, però sì, dai, vabbè, io avrei detto dopo domani. Guarda, io do un'idea, vai. Cioè, nel senso, vai, guarda, vai, che vai. se ce lo condividono, andiamo su qualche cosa. Un bambino non mi interessa. Un bambino scrisse, l'ho visto ultimamente su Instagram. Un bambino scrisse: il commento con più like farò la cosa che ci sta scritta nel commento con più like. E più like fu: chiudi la pagina. Ah. E in web era un bambino sconosciuto tanto quanto noi. L'ha chiusa? L'ha chiusa. Per forza. Se uno promette. L'avevano incominciato a seguire un sacco di gente, sai? No, ma non me ne frega niente, non mi interessa. Ma poi fa freddo. Non me ne frega una mazza. Vabbè, magari non la facciamo dopo domani. Non la facciamo ci dite dopo voi domani, quando. Ci... No. Basta, Cristian. Che caso che mi metto nelle Nico, vostre mani del tutto così. Mi stacchi il microfono per piacere. No, però dai. Lo facciamo? Dai, sì, 10.000 like. 10.000 like. Va bene. Ancora più azzardato, 10.000 visualizzazioni. No, 10.000 like. Cioè, visualizzazioni? 10.000 like. Sicuro. 10.000 like. Io voglio morire per... lo faccio per voi. Prima... Sì. No, giuro, 10.000 like, 10.000 like, io la faccio. E anche lui. Parlo anche... Perché mi fa così. No. Non ci credi che lo faccio? Mi passi un po' d'acqua. Oh, ragazzi, sì. Allora, 10.000 like in due settimane. 10.000 like è andata, va bene. Facciamo lo stretto di a Messina nuoto. A nuoto, certo. Mica Gibilterra, che cazzo è? Non ce l'abbiamo i soldi per andare fino a là. No, allora, vabbè, ma pure se ce l'avessi, cioè, lo stretto di Gibilterra è appena più largo. E poi c'è il tunnel. Se mi faccio la nuoto a fare, scusa, c'è il tunnel. Allora smettiamo, parliamo di sport, perché Cristian con la geografia, diciamo che
no? 5 e mezzo che non diventa 6, ok? Giuro che se c'è il tunnel, se c'è il tunnel, se non c'è lo fai tu. Oh, eh? 15.000 like, Cristiano fa il tunnel nello stretto di Messina. Sì. Dai. No, Gibilterra, ma se non mi ascolti, allora, aspetta che do l'acqua. Sei disgraziato. No, l'acqua però, guarda, lo sai perché? Perché c'hai sete. No, per non farmi male. Ah. Perché sai che mi ha detto Sasà? No. Sasà ha detto per no, ieri, so. me lo diceva. Mm. Diceva, ma tu se ti vuoi allenare... Così parla Sasà quando parla con me. Se tu vuoi allenare bene, dovresti bere poco. Beve pochissimo, anzi. Ah, beh, se me lo dice Sasà, allora. Perché parliamo piuttosto, anzi, di appunto che sto parlando di acqua. Io nel frattempo faccio tutto sperando di non annaffiare il computer. Speriamo di no. Per te, più che altro. Ma dai. Ti immagino. Oh, eccolo. Stava a cadere. Comunque. Diciamo che